Purtroppo la notizia che molti speravano di non dover leggere è arrivata. The Last of Us Part 2 è stato nuovamente rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. La conferma è arrivata dai canali ufficiali di Naughty Dog con un messaggio chiaro alla community. La buona notizia è che abbiamo quasi finito con lo sviluppo di The Last of Us Part 2, tuttavia anche dopo aver terminato il gioco ci siamo trovati di fronte alla realtà che a causa della logistica al di fuori del nostro controllo non riusciremo a lanciare The Last of Us Part 2 come vorremmo. Vogliamo assicurarci che tutti possano giocarci indistintamente, accertandoci di fare tutto il possibile per preservare la migliore esperienza per ogni giocatore. Ciò significa ritardare il gioco e posticiparlo fino al momento in cui possiamo risolvere questi problemi logistici. Anche PlayStation Italia ha confermato la notizia sul suo profilo Twitter, facendo sapere che insieme al nuovo The Last of Us, anche Marvel's Iron Man VR è stato rinviato a data da destinarsi. Secondo le fonti che hanno parlato con i colleghi del sito Kotaku, le motivazioni che hanno spinto il team di sviluppo e Sony a questo nuovo rinvio dell'avventura di Ellie sarebbero prettamente logistiche. The Last of Us Part 2 è quindi per il momento privo di una nuova data d'uscita. Aspettiamo ulteriori novità da parte di PlayStation e di Naughty Dog per il ritorno di Ellie e di Joel. Continuate a seguirci su spaziogames.it per tutte le notizie dal mondo dei videogiochi.